È arrivata oltreoceano l'esperienza portata avanti dall'associazione Noi Nuova Oncologia Integrata di Piacenza. Una delegazione locale ha partecipato alla conferenza annuale sull'oncologia integrata che si è svolta dal 12 al 14 novembre a Chicago e che ha visto confrontarsi sul tema professionisti provenienti da tutto il mondo. A Piacenza l'associazione presieduta dall'oncologa Livia Bidin svolge numerose attività tra cui massaggio shiatsu, riflessologia plantare, aikido, qigong, musicoterapia. Tutte le attività hanno come obiettivo il miglioramento della qualità del la vita dei malati di tumore. Al convegno ha partecipato oltre alla dottoressa Bidin l'osteopata Dario Figini. La delegazione ha esposto tre studi realizzati dall'associazione Noi, tra questi un'indagine dedicata a 20 pazienti affette dalla sindrome dolorosa post-mastectomia. Il protocollo di studio è di 3 mesi e mezzo e vengono trattate metà delle pazienti col trattamento della cicatrice e metà delle pazienti col trattamento della cicatrice e il trattamento osteopatico. Abbiamo visto che l'approccio della cicatrice è fondamentale per la riduzione del dolore, mentre il trattamento osteopatico dà un beneficio ulteriore sia nella qualità di vita che nel range di mobilità della spalla. Un altro studio, portato avanti dalla psicologa Glenda Marafante, riguarda un percorso condotto da 3 psicologhe basato sulla fototerapia. Questa è un'esperienza molto interessante che ha coinvolto 3 psicologhe e 12 pazienti in un percorso di fototerapia con l'uso di immagini tratte da giornali o fotografie prese dalle pazienti, e lo scopo di questo percorso è stato quello di migliorare l'autostima delle pazienti ha effettivamente dato degli importanti risultati.